Dopo 26 anni Filippo De Cristofaro evade e da quanto abbiamo sentito a Franca Leusini sono impegnati addirittura un nucleo speciale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che lo stanno cercando anche via mare. La sorprende questa fuga? No, la fuga di De Cristofaro, di Filippo De Cristofaro non mi sorprende. Anzitutto De Cristofaro ha sempre giocato partite in perdita con la vita, l'ha giocato a suo tempo quando purtroppo ha ucciso la skipper purtroppo in complicità con questa giovane, con questa ragazza della quale è innamorato e poi praticamente è stato preso. L'ha giocata una partita in perdita quando praticamente nel 2007 a Milano lui aveva ottenuto anche dei benefici, sostanzialmente aveva anche un buon lavoro, insomma, e ha avuto permesso premio ed è fuggito, quindi perdendo la possibilità di ottenere quei benefici che l'avrebbero portato poi molto probabilmente poi avere, diciamo, una serie di libertà, avere la possibilità di ricostruirsi una vita. Cristofaro era una persona molto intelligente, molto preparato, e lui è stato anche diciamo, non voglio fare il nome dell'ospedale, ma è stato anche adoperato con grande resa tecnica in un grande ospedale di Milano, come addirittura lui come amministrativo informatico, ecco, questa era la sua specialità. Lui è un informatico di grandissimo valore, quindi sostanzialmente se a lui, se a De Cristofaro non fosse stata tolta probabilmente quella che è diciamo la spinta per sopravvivere in un carcere, cioè la speranza, probabilmente non avrebbe commesso per la terza volta questo stesso errore di fuggire, di approfittare di un premio. Lui quando è fuggito nel 2007 poi è stato rintracciato a Utrecht, lui è andato a Utrecht dove peraltro vive la ragazza della quale è innamorato, per la quale poi ha ucciso la skipper. Diane Beyer. Assolutamente sì, e praticamente lui è stato rintracciato lì dallo stesso investigatore che lo rintracciò in Tunisia quando furono presi loro due, e lui era andato lì, si pensa addirittura per poter rivedere questa ragazza della quale forse è ancora innamorato, è una donna ormai che si è rifatta una vita, che si è sposata, cioè, e che a suo tempo disse avere ancora paura di lui. Ora praticamente lui è stato, adesso era a Porto Azzurro, ha approfittato di questo permesso premio, ha sbagliato, è l'ultima occasione della vita, però il problema è questo, è sempre il meccanismo della speranza e la comprensione che, tolta la speranza, l'individuo si uccide. Insomma, con questo cosa voglio dire? Che le persone non debbano pagare per un gravissimo crimine commesso, sì, devono pagare, però togliere la speranza probabilmente diciamo, può portare anche a gesti sbagliati, estremi, come quello che ha commesso adesso per la terza volta e forse per l'ultima volta, perché se lo prenderanno lui un'altra possibilità non la riavrà. E lei lo ha intervistato in una puntata esclusiva di Storie Maledette, sì. Era ancora in contatto con Filippo De Cristofaro? Sì, io sono rimasta in contatto con De Cristofaro fino a non molto tempo fa, prima che lui andasse a Porto Azzurro, insomma, quindi lui indubbiamente nutriva delle speranze anche di poter in qualche modo poi fruire di una semilibertà, insomma, ecco, famoso discorso, insomma, sono rimasta in contatto con lui, lui è una persona sempre con una volontà molto molto precisa, molto è una persona dura, però è una persona di grandi capacità, ecco, io forse, sai, non mi permetto mai di giudicare quelli che sono insomma, le regole delle strutture in cui le persone vengono appunto ospitate. Però forse se una persona come De Cristofaro fossero state date delle possibilità di così mettere in atto le sue capacità, che sono altissime, chi lo sa, forse a questi risultati, non si sarebbe, risultati negativi non si sarebbe pervenuti, non si sarebbe arrivati.